E adesso Lorenzo, oggi ci gustiamo insieme la seconda puntata dedicata al coro, il progetto che stai portando avanti tu, Colline Verde di San Giovanni Teatino. Spingerà tu per tale
Allora, eccoci in sala dopo il primo step musicale e corale con il coro Colline Verdi. Un attimo di pausa e noi siamo con Giuliano Parrucci che ci darà sicuramente delle informazioni a livello storico, perché dal primo giorno, dalla prima ora, con Colline Verdi, sempre presente. Allora, aspetta, potrei cominciare da prima dei Colline Verdi. Dal 1940. Sì, 40, bravo, bravissimo. Vedi, sono informato. Che mio padre fece, era un amante della musica e fece un piccolo coro, ma per quel tempo grande coro. E quindi già per tot mesi, per tot anni... Tuo papà che si chiamava? Giuseppe, Parrucci Giuseppe. Parrucci, quindi Parrucci. La prima passione, diciamo, tramandata da papà. Sì, sì, da papà. Poi finito, diciamo, quella che è stata abbastanza lunga, 2-3 anni come minimo. Poi finito, tutto finito. Si ricomincia negli anni 70, ricominciamo noi. Quindi quasi dopo 30 anni. Insomma. Sì, più o meno. Sì, più o meno. E abbiamo ricominciato con un gruppetto di giovani a rifare questo coro. Per un po' di tempo diciamo l'abbiamo fatto, però se non c'è un'ossatura, no? La situazione va a scemare, va a perdere e si è persa. E poi nel 2000 cosa è successo? Poi nel 2000 ci siamo messi in mente poche persone di rifare questo coro, perché meritava che questo coro si rifacesse, questo, anche perché San Giovanni ha avuto sempre questa voglia canterina, diciamo così, e abbiamo cominciato a girare, a trovare amici, a fare gruppo e così siamo arrivati a fare questo coro. E allora Giuliano, un percorso partito da lontano, le classiche interruzioni lo possiamo dire, non è solo con Colline Verdi che si è fermato. Esatto. Ti volevo dire, rispetto agli anni 70, hai visto qualcosa di diverso? Secondo me una professionalità maggiore senza dubbio, questo è vero, anche perché noi si proveniva dai canti rurali, dai campi, con la fronte sudata, dei canti che poi si usavano anche termini per sfottersi fra, chi raccoglieva il grano da una parte e metteva da una parte e chi dall'altra, oppure chi faceva prima oppure ci stavano degli amori nascosti, ecco, volevo arrivare io. Che succedeva lì? Allora ci sta un canto che dice: ci siamo volute bene e tu lo sai, capito, questo canto, e ti ridare che te vuoi imbracciare lo fosse ranna te vuoi passare. Vedi che scusa ha trovato l'amore, l'uomo, no? Con una rima perfetta. Che ha cantato a tutto il gruppo, ma ci stava la donna. Era riferito a lei, ha nascosto un po' con dei trucchi muto, con il trucco. Come dice, ci sei volute bene tu, già lo sai, e ti ridà, ecca, ti vuoi imbracciare,
lo fosse, ranne te voglie passare. No, no, no. No, no, però, però nel coro? No, anche prima, anche prima. Ah, anche okay. Prima. Però, diciamo, dai che mio padre era un appassionatissimo di canti, di cori, e allora tante piccole cose, tanti piccoli racconti. Sono rimasti sì, in testa. Sì, sono rimasti in lo testa. Con, sì, con sì, piacere. Sì. Ah. Sei dalla prima ora in questo coro, a te lascio l'appello più importante, quello dedicato ai giovani, l'invito. Sì, i giovani non solo sì, di San Giovanni, sì, no, ma sì, di tutto l'Internat sì, per invogliarli sì, a intraprendere questo percorso. Ci proviamo, ci stiamo provando anche da prima. Qualcuno si è avvicinato, qualcuno, sempre però poi se ne escono, però il gruppo formato all'inizio resiste. Una base solida. Sì, c'è. Sì, sì, ci i problemi sta, giovani sono questi. Sì, sì, ma qualche giovane arriva, ma non neanche di San Giovanni, anche di San Bucito, anche di, perché facciamo parte della stessa. Assolutamente. Assolutamente. Tutto. Il comune è quello, il territorio sì, è sì, quello. Sì, il territorio è quello, sì. Quindi attingete, sì, avete l'intenzione di attingere. Sempre a, di continuare finché, qualsiasi, finché esatto, possiamo. Beh, questa è una passione per noi. Il maestro
tra poco ci darà anche una pagella dei suoi coristi. Tu, vista l'esperienza, visto ovviamente anche l'età anagrafica, mi dai un giudizio sul maestro? Il maestro è bravissimo, ma è puntiglioso. È puntiglioso. E c'è anche tanta pazienza con voi. No, ma vabbè, la pazienza che vuoi fare? È la virtù dei forti. No, però è bravissimo. Ma deve essere scrupoloso, perché altrimenti il livello non si alza. È preparatissimo e è puntiglioso. Questo è quello che qua. O si fa Dio, o si fa Dio. O si va a casa. Grazie Giuliano, davvero. Prego. Di vero cuore. Grazie a voi. Allora, noi abbiamo sfruttato questa pausa del coro Colline Verdi per ascoltare le impressioni di Giovanni, sì. Di Giuliano, perdonami, che lo ripeto, dalla prima ora sì. Presente, sempre, non solo alle esibizioni ufficiali, sì, ma anche sì, nelle sì, prove. Ma come ti stavo dicendo prima, già avevamo provato di fare cori. Che sono, diciamo, che hanno resistito quasi un po' 80 anni fa, di meno. Insomma, cose importanti, numeri importanti, storie importanti. Io ce l'ho 82 nelle fasende queste, se no Marcoglio. Allora, nelle fasende queste, se no Marcoglio. Avete capito bene, no? Insomma, 82 anni e non sentirli, davvero complimenti. Grazie, ciao. Rimanete con noi, buttate il telecomando perché ci sono belle storie ancora da ascoltare e soprattutto ci sono i cori. Le cantate di Colline Verdi. A tra poco.